Buon pomeriggio a tutti. Oggi 12 gennaio 2022 siamo in diretta da San Giovanni Rotondo, dagli studi di TV Padre Pio. Oggi inizia una nuova formula, un nuovo format di questo nostro incontro che vede proprio approfondire ciò che Papa Francesco oggi ha comunicato nella catechesi solita del mercoledì. Appunto oggi il Papa ha continuato, proseguito le sue catechesi sulla figura di San Giuseppe. In modo particolare oggi si è soffermato su Giuseppe come falegname e di conseguenza ha toccato il tema del lavoro, il problema dei lavoratori, ha toccato il tema del lavoro nero, della mancanza di lavoro, dello sfruttamento dei bambini e anche della dignità del lavoro. Ha parlato molto, ecco, della dignità del lavoro. Il Papa ha affermato che c'è un lavoro, un processo di creatività, di relazionalità, di umanizzazione anche nel lavoro stesso, che conduce anche ad un cammino di santificazione. Molto forte è stato anche il momento in cui il Papa ha voluto ricordare tutte le vittime del lavoro, quelle vittime proprio morte a causa dell'ingiustizia causata dallo sfruttamento dei lavoratori. In questi tempi di pandemia, ha detto il Papa, tante persone hanno perso il lavoro e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Molto toccante è stato anche il momento proprio di silenzio che il Papa ha voluto proprio per ricordare queste vittime. Vediamo e ascoltiamo. In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ognuno di loro e le loro famiglie. Facciamo un istante di silenzio ricordando quegli uomini, quelle donne disperati perché non trovano lavoro. Ecco, questa immagine di queste mani che si tengono strette l'una all'altra, sono, immagino mani di due innamorati. Magari dietro a quelle mani ci sono dei volti, delle storie, delle preoccupazioni, magari anche per un lavoro che non c'è o per un lavoro che è perduto. Approfitto per dare il benvenuto qui con noi a Federico Pio Fabrizio, che è un biologo, un giovane biologo di Casa Sollievo della Sofferenza. Benvenuto Federico. Grazie mille per l'invito e per la disponibilità. Grazie a te per aver accettato. E poi voglio salutare anche collegate con noi Suor Giulia Iuso della Congregazione delle Figlie della Chiesa da Castelfranco Veneto. Ciao Suor Giulia, ciao Giulia. Ciao Fra Pasquale, ben trovati a tutti i nostri amici di Padre Pio TV. Benvenuta. E vedete anche accanto a Giulia anche un'altra ragazza, Esther Notaro, esattamente da Bagheria, Palermo. Benvenuta Esther. Grazie, grazie a tutti voi e buon pomeriggio. Grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato. Intanto Esther, voglio dire che anche tu, oltre ad essere laureata in lettere, no, lavori anche... Sì. Nel servizio, ecco, nel lavoro che compie anche la tua famiglia, no? Siete una famiglia di pasticceri. Il Papa oggi ha parlato anche della creatività che ci vuole nel lavoro e credo che, ecco, anche nel fare questo mestiere ci voglia molta creatività e molta passione. Grazie, davvero grazie per aver accettato questo invito. Però intanto, ecco, vorrei insieme con voi vedere un altro servizio, proprio un estratto dal discorso del Papa, dove il Papa ha affrontato proprio il problema del lavoro nero. Ecco, ascoltiamo. E se non lavori tu non hai alcuna sicurezza, lavoro in nero, e oggi c'è il lavoro in nero e tanto. Alle vittime del lavoro che soffrono un incidente di lavoro, ai bambini che sono costretti a lavorare, questo è terribile, un bambino che è l'età del gioco, devono giocare,
costretti a lavorare come persone adulte, i bambini costretti a lavorare, e a quelli poveretti che frugano nelle discariche per cercare qualcosa utile da barattare, vanno alle discariche. Tutti questi sono fratelli e sorelle nostre che si guadagnano la vita così. Non gli danno la dignità? Pensiamo a questi. E questo succede oggi nel mondo. Questo oggi succede. Sì, questo oggi succede. Giulia, io ecco, pensavo proprio questo mentre il Papa parlava, no? Parlava, evocava delle immagini, questi bimbi nelle discariche che pur di portare qualcosa a casa fanno questo, questo lavoro, potremmo dire, sporco, tra virgolette. Ti è mai capitato, ecco, di trovarti dinanzi a immagini simili? Magari anche nelle nostre città spesso è anche facile vedere gente che magari si affaccia nei cassonetti pur di raccattare qualcosa. Sì, purtroppo sono immagini familiari e devo dire la verità, questo soprattutto nella mia città di origine, a Foggia, non tanto qui a Castelfranco Veneto. La povertà, è vero, prende tante forme, diciamo, riguarda vari ambiti, ma purtroppo ancora oggi c'è questa dimensione anche più esplicita e direi anche un po' squallida, no? Che ci mette davanti lo sfruttamento anche dei bambini, tante volte li si vede anche in giro, ecco, magari a mendicare, a lavorare in qualche modo, no? A reclamare qualcosa. E purtroppo fa male vedere queste scene, spesso ci si sente impotenti anche di fronte a questo spettacolo. Sì, questo spettacolo diciamo che più che altro viene fuori dal desiderio di cercare qualcosa più che un lavoro, perché poi il Papa successivamente, dopo lo ascolteremo, ha parlato proprio della dignità del lavoro, cioè non è importante solo il portare il pane a casa, ma la dignità viene proprio dall'avere un lavoro stesso, perché è proprio nell'esercitare il lavoro che ti dona la dignità, cioè altrimenti nel lavoro ci sarebbe semplicemente una commercializzazione, no? Un fine semplicemente economico. Invece il lavoro, il Papa oggi proprio ha sottolineato questo, il lavoro ha un fine soprattutto, prima di tutto, umano. Ecco, a te Federico, che fai un bellissimo lavoro, no? È un lavoro per il quale anche tu hai studiato, ti sei preparato, no? Hai studiato biologia, no? Sì. E ora sei biologo. Ecco, ti è mai capitato nella tua esperienza, prima di arrivare nella provvidenza, a trovare questo lavoro, ecco, di essere stato sfruttato, di esserti sentito triste, di aver perso qualche volta anche la speranza? Magari raccontaci anche la gioia ora che tu provi proprio nello svolgere il tuo lavoro, no? Sì, il lavoro secondo me è una missione che dobbiamo portare avanti. Qualsiasi lavoro ci deve indirizzare a un fine, uno scopo, come stavi dicendo. È nel lavoro che poi troviamo le gratificazioni, gli incontri belli, quegli incontri che ci aprono gli occhi, che ci danno quella gioia di vivere, quella speranza in più. Ho avuto, sì, nella mia esperienza degli incontri poco piacevoli, però da un altro punto di vista mi sono riuscito a liberare, sono riuscito ad andare avanti con forza, con dignità. Appunto, le parole del Papa poi vanno dritte al cuore, quindi ti danno quella potenza, quell'energia per poter contrastare tutte e tutti e andare oltre qualsiasi limite. Quindi sì, sono partito dal basso e ci sono stati dei momenti di difficoltà che però mi hanno spinto e mi hanno motivato sia a far meglio quello che facevo in quel momento, ma nello stesso tempo anche mi hanno aperto gli occhi per darmi una spinta, una motivazione in più che ho trovato anche con colleghi, che ho trovato nell'ambiente lavorativo che per fortuna è molto stimolante e mi permette anche di guardare oltre quelli che sono
I miei limiti, quindi l'autostima, quella prima di tutto, la dignità e poi anche la fratellanza che ci deve essere, perché le parole del Papa poi ci proiettano in un cammino di fratellanza, di amore e di speranza. Quindi sì, ci danno quella motivazione in più perché alla fine noi siamo un dono di Dio, quindi è anche il lavoro un dono di Dio e dobbiamo ringraziare ogni giorno quello che facciamo. Esther, a te invece vorrei proprio chiederti questo. Abbiamo 2 minuti prima della pubblicità. Tu fai un po' 2 lavori, no? Ti sei laureata in lettere, quindi, e poi comunque offri anche il tuo tempo nel lavoro della famiglia, no? Nella pasticceria. Il Papa ha parlato di lavoro nero. Io direi, dei 2 lavori che tu fai, qual è quello nero? O se si parla, si può parlare di lavoro nero? Lo dico ovviamente scherzando, no? Beh, in primis io ho cercato di far di tutto per completare appunto questa laurea in lettere. Sono laureata poi riprendendo il percorso dopo tempo, perché c'è sempre stato questo grande senso di responsabilità e dovere verso l'azienda di famiglia, no? Certo. E quindi, no, vabbè, appunto, lavoro nero, sì, in maniera un po' più simpatica lo potremmo definire, ma ecco, credo che l'invito è sempre a ringraziare per ciò che abbiamo. Io sì, è vero, non è la mia vocazione, perché la mia grande vocazione è quella di insegnare. So che sono tempi duri, sono tempi difficili, ma ci terrei particolarmente e la mia preghiera è sempre questa, sempre se è nei piani di Dio, attenzione. Però bisogna sempre accettare ciò che la vita in quel momento ti offre o ti chiede di affrontare, sempre con quella tenacia, quella perseveranza. È sempre quella preghiera, perché pregando su lui ti ascolta sempre, anche quando non è sempre facile e non ti gratifica quello che fai. Io ho sempre aiutato, ho sempre anche ringraziato. E poi possiamo anche dirlo, è un bel lavoro, perché nonostante tutto ti offre la possibilità di avere grandi relazioni umane. E in quel crocevia di persone che incontro alla cassa, sapete, c'è grande ricchezza, è anche da dir questo. Cioè, è bello anche a volte pregare, quando spesso si trovano anche sguardi tristi, eccetera. E quindi credo che la nostra testimonianza debba essere questa, mentre si lavora, anche quando non si è sempre contenti del lavoro che si fa. Però a volte la vita, come appena ho detto, non sempre ti dà subito ciò che vuoi, ecco, bisogna seguire certi step. Certo. Diciamo però che il primo sempre, ecco. Sì, diciamo che il primo lavoro da fare è metterci passione. Sì, sempre. Va bene. Diamo spazio alla pubblicità, ci ritroviamo subito dopo. Ecco, siamo di nuovo in diretta qui dagli studi di TV Padre Pio e proseguiamo proprio in questo approfondimento della catechesi del Papa oggi nell'udienza generale del mercoledì. Il Papa afferma che molti giovani, molti padri, molte madri vivono il dramma di non avere un lavoro che permetta loro di vivere serenamente, vivono alla giornata. E tante volte la ricerca di questo lavoro diventa così drammatica da portarli fino al punto di perdere ogni speranza e desiderio di vita. Il Papa poi ha parlato di unzione della dignità. Ecco, Giulia, Suor Giulia, a te io vorrei davvero chiedere questo. Secondo te, ecco, il Papa parlando di unzione, è come se avesse voluto proprio sacralizzare il lavoro, no? Tu che ne pensi? Sì, io penso che il lavoro, anche come ci ha rappresentato il Papa stesso, ha un valore sicuramente antropologico fondamentale, però io oserei dire anche questo, che è anche un valore teologico fondamentale, perché il lavoro ci rende simili a Dio, ci associa alla sua opera, che è quella di creare, quindi noi con lui concreiamo il mondo, facciamo la storia anche noi, facciamo il mondo attraverso l'attività delle nostre mani, del nostro cuore, della nostra mente. E a maggior ragione, come diceva anche oggi il Papa, potremmo dire che tutto questo ha un valore cristologico, perché ci conforma proprio al Figlio di Dio, che ha lavorato e quindi ha santificato ogni aspetto della nostra umanità. Direi quasi che ha espresso nel lavoro anche concreto, manuale, ecco quella grazia della creazione che è da sempre nel Padre, lo unisce al Padre da sempre che ha generato il mondo, ecco.
Quando si parla di unzione, no, si parla subito di gioia, no? È la gioia, l'unzione della gioia. Quindi un lavoro vestito proprio ad hoc per te ti porta ad essere una persona gioiosa. E, come una persona gioiosa era e lo è ancora, perché dal cielo ci guarda, Madre Maria Oliva Bonaldo, che è, ecco, la tua, diciamo, fondatrice, no? La fondatrice delle Figlie della Chiesa. Ci vuoi un po' parlare del carisma, ecco, della vostra congregazione? Poi perché questo nome, Figlie della Chiesa? Sì, allora ti dico subito che parlare del nostro carisma in poche battute è estremamente certo. complicato, proprio perché il nostro carisma è il carisma della Chiesa stessa, quindi ecco, esaurirlo in poche parole è difficilissimo. Però a me piace dire questo, che noi ecco, esistiamo nella Chiesa proprio per testimoniare un mistero, che è il mistero di un Dio che ha scelto di abitare nella nostra carne, nella nostra umanità, nella nostra storia, e di manifestarsi attraverso di essa, quindi anche attraverso di noi. E la Chiesa è proprio questo, è il mistero di questa scelta di Dio, di questo amore totale che non ha risparmiato niente per esserci e per esserci sempre. E quindi non so, se dovessi usare proprio un'immagine, perché non è semplicissimo, però a me piacerebbe usare un'immagine che anche Papa Francesco ha utilizzato spesso parlando della Chiesa, che è quella del prisma, no? Il prisma con mille sfaccettature. E dire che noi siamo un po' questo nella Chiesa, cioè abbiamo... siamo un po' multiformi nella nostra espressione pastorale, ma abbiamo veramente un'unità, e questa unità che ci tiene insieme e che tiene insieme tutti i pezzi è proprio questa nostra vita radicata nel mistero pasquale, no? Che la nostra madre definiva la nostra vita contemplativa, ecco, la nostra vita in Dio. C'è un momento proprio specifico, particolare, nella storia di Madre Maria Oliva, un momento in cui lei era un'insegnante, no? Era fidanzata, potremmo dire promessa sposa, ma a un certo punto nella sua vita accade qualcosa di straordinario. Partecipa alla processione eucaristica, ecco, magari se puoi spiegare tu, perché a quel tempo, ecco, era una processione particolare, perché era tenuta dal popolo, no? Ma lei, era per lei un motivo anche di vergogna partecipare a questa processione, eppure partecipa con tutta la sua forza. Ecco, magari spiegaci tu un attimo. Sì, brevemente così. Sì. Lei in effetti a quel tempo nella sua città di origine, Castelfranco Veneto, partecipare a questa processione eucaristica era un po' visto, era mal visto dalla gente di alta borghesia, e quindi era roba del popolo, roba da bigotti. E lei, che era un'insegnante che veniva comunque da una famiglia di borghesia medio alta, ecco, ha dovuto sfidare un po' il suo amor proprio, come lei dice, proprio perché anche se ha sentito fortemente nel cuore questa spinta, aveva delle resistenze proprio umane nell'esporsi un po' all'udibrio, ecco, che l'attendeva. Ma nonostante questo lei si supera, proprio come dire, accoglie anche questa iniziativa di Dio che la spingeva a partecipare a questa processione, e durante questa processione eucaristica difatti riceve una grandissima grazia di conversione e di folgorazione, come lei stessa avrà modo di raccontare. Sì, praticamente sente nel cuore una forte passione per la Chiesa, no? Un amore viscerale per Gesù. Ecco, ascoltiamo proprio le parole di questo servizio commentato proprio da te, dalla tua voce. Piazza del Mercato di Castelfranco Veneto è scenario di giochi di luce straordinari, con le sue albe e i suoi tramonti. La statua del Maestro Giorgione è a vegliare silenziosa sulle opere e i giorni dei suoi concittadini. In un contesto del genere, l'evento straordinario era conseguente, come avvenne in quel pomeriggio del 22 maggio 1913 che cambiò la vita della giovane insegnante elementare Maria Oliva Bonaldo. Una storia iniziata come tante, cui la vita presto pose diverse sfide a formarne la tempra. Perse la mamma a soli 11 anni, ma fece in tempo ad assimilarne regole e valori di vita. Una grande fede in Gesù come Eucaristia,
una tenera devozione a Maria Vergine, una speciale attenzione verso i Gesù di ogni giorno, ovvero i poveri. Nella consueta processione del Corpus Domini, che dalla parrocchia della Pieve andava verso la loggia detta il Pavillon, avveniva che prima di invertire il percorso, il parroco elevasse davanti ai fedeli l'ostia consacrata, dando la benedizione solenne. Nel momento più solenne della celebrazione, come lei stessa racconta, «mi sentì cambiata, il cielo era tutto in me, le cose della terra mi parvero tristi e vanità tutto ciò che non apparteneva a Dio. Ritornai a casa un'altra, prima di togliermi il velo, scrissi sul mio diario che mi sarei fatta religiosa». Quel giorno, tuttavia, per Maria Oliva non ci fu solo l'illuminazione sulla vocazione, ma la chiara percezione di una missione precisa, dar vita ad una nuova famiglia religiosa. Entrò prima nelle canossiane per obbedienza al suo padre spirituale e dopo anni di attesa e obbedienza, finalmente nel 1938 ricevette il permesso di avviare il suo progetto a Roma presso le canossiane. Nel 1946 il Papa Pio XII le concede l'indulto per passare dalle canossiane alle figlie della Chiesa, sua creatura. Il suo testamento spirituale si può riassumere in queste parole: «Non potevo rassegnarmi a vedere gli uomini più ignari di Dio come ero stata io. Bisognava aprire loro gli occhi, rivelare la grande verità, predicare l'amore. E ancora, mi calmavo solo contemplando una piccola schiera di anime apostoliche che, spalancate le porte del loro intimo cenacolo, avrebbero predicato l'amore spontaneamente, poco a parole, sempre col sorriso. Si sarebbero chiamate figlie della Chiesa». Venuta a mancare nel 1976, è stata proclamata venerabile nel 2013 da Papa Francesco. Ecco, Esther, a te vorrei fare una domanda, così abbiamo 2 minuti prima dello spazio pubblicitario. Come hai conosciuto le figlie della Chiesa? Le hai conosciute in un periodo particolare? Ce ne vuoi parlare? Sì, certo. Sì, le ho conosciute durante il lockdown, era aprile 2020, esattamente. Era un week start, l'hanno definito così, sì, un weekend dedicato a questo nostro momento spirituale, e le ho conosciute mediante una mia collega lì di Univier, perché io ho proseguito poi l'università lì a Verona, e niente, mi ha inviato questo invito e ho accolto la cosa con grande gioia. E da lì poi ho continuato a seguirle in questi incontri su Zoom o su Skype, insomma, quindi grande lode alla tecnologia, come vedete. Ed è stato un grande nutrimento. I day start e anche quel week start iniziale è stato un modo per noi giovani per raccoglierci in un momento di silenzio, di condivisione, per poi affrontare l'ordinarietà e soprattutto quel grande... È un gravissimo periodo di lockdown, ecco. Ok, spazio alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Il lavoro è anche un modo per esprimere la nostra creatività, afferma il Papa. È bello pensare che Gesù stesso abbia lavorato e abbia appreso quest'arte proprio da San Giuseppe. E noi consacrati facciamo un lavoro in cui entra in campo anche una grande creatività. Ecco, ascoltiamo prima le parole del Papa e poi le commentiamo ancora insieme. Non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente essenziale della vita umana e anche nel cammino di santificazione. Lavorare non solo serve per procurarsi il giusto sostentamento, è anche un luogo in cui esprimiamo noi stessi, ci sentiamo utili, impariamo la grande lezione della concretezza che aiuta la vita spirituale a non diventare spiritualismo. Purtroppo però il lavoro è spesso ostaggio dell'ingiustizia sociale e più che essere un mezzo di umanizzazione diventa una periferia esistenziale. Infatti il lavoro è un modo di esprimere la nostra personalità,
che è per sua natura relazionale. E anche il lavoro è un modo per esprimere la nostra creatività. È bello pensare che Gesù stesso abbia lavorato e che abbia appreso quest'arte proprio da San Giuseppe. Sor Giulia, a te vorrei fare proprio questa domanda, no? Madre Maria Oliva era molto moderna, molto creativa, possiamo dire. Aveva ideato le chiesette viaggianti. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora questa iniziativa apostolica di Madre Oliva è nata in risposta all'appello di Pio XII nel 1952, dove appunto chiedeva di preoccuparsi anche un po' del popolo, delle periferie del sud e anche un po' delle campagne, proprio dove non poteva arrivare l'annuncio del Vangelo. E quindi la madre ha preso subito la palla al balzo per inventarsi queste chiesette che potessero giungere in queste borgate, lì dove la gente lavorava nei campi, proprio per dare la possibilità a chi non poteva partecipare alla messa di assistervi all'interno di questa chiesetta, che era adibita come una piccola, cioè queste autocorrieri adibite come piccole chiesette, con tanto di tabernacolo, altare, sedili, portatili e quant'altro. Quindi è stata una grande innovazione, direi, ha preceduto un po' i tempi anche in quella che oggi è l'evangelizzazione di strada, no? Sì, e a proposito di creatività, io vorrei vedere un po' questo video in cui vengono un po' messe in rilievo, in risalto, le vostre iniziative pastorali, soprattutto con i giovani. Vediamo un attimo. Ecco, stiamo quasi addirittura di arrivo. Il tuo sorriso, Giulia, veramente dice l'entusiasmo, la bellezza di lavorare per una ditta particolare, no? La vigna del Signore, direbbe qualcuno. Federico, invece a te vorrei chiedere questo. Ecco, il tuo lavoro, stiamo sempre nell'ambito della creatività, della concretezza, come ha detto il Papa, della progettualità, dell'umanizzazione. Ecco, tutte parole che invitano a sperare, no? A sperare in un futuro, a progettarlo. Magari progetti per il tuo futuro, so che anche tu sei fidanzato anche da diversi anni e credo che magari ci sia anche nel tuo cuore, nei tuoi desideri, la possibilità, ecco, di proseguire questa storia con la consacrazione del matrimonio. Ce ne vuoi parlare? Non so. Certo, allora voglio riprendere anche le parole del Papa perché sono molto significative e aprono degli spunti di riflessione, perché la creatività è tutto, è libertà di espressione, libertà di mettersi al servizio degli altri, libertà di rispettare tutti e nello stesso tempo di amare il prossimo. È proprio da questo che poi in qualche modo il Papa ci avvia a individuare quali sono i punti fermi, i punti cardine della nostra vita. Anche se la pandemia in qualche modo ha scombussolato i nostri piani, nello stesso tempo ci ha fatto capire quanto sono importanti le persone su cui possiamo contare. L'amore, l'amicizia, il lavoro, sono dei contesti in cui bisogna esprimersi al meglio e nello stesso tempo bisogna donarsi se stessi, bisogna donarsi pienamente e cercare di dare tutto, perché quando dai tutto te stesso in quello che fai, penso che ti riesci a realizzare, riesci a raggiungere veramente i tuoi scopi e capisci qual è anche il senso e il significato della vita. Grazie, grazie Federico, veramente tanti auguri. Grazie. E a te Esther, vorrei fare anche una domanda a te, ecco, le tue prospettive per il futuro, più che altro come desideri, come sogni, a partire proprio dal desiderio di trovare un lavoro, ecco, che ti soddisfi, no? Sì,
Beh, il mio più grande desiderio, l'avevo accennato poco fa, insomma, è desiderare tantissimo insegnare, proprio, sì, ma proprio, ecco, e Dio questo lo sa bene, ogni volta gli dico sempre fai in modo che siano i tuoi piani, perché proprio, ecco, sì, però, cioè, nonostante, appunto, come dicevo prima, il grande sconforto che si respira, sento dentro tanto la grazia, in questo stanno usando molto questi momenti con le figlie della Chiesa, i day start, le veglie che organizzano durante il periodo di Natale e di Pasqua. E quindi, ragazzi, cosa dirvi? Ci si nutre, bisogna nutrirsi e andare avanti. È difficile, arduo, ma nessuna cosa è facile nella vita, certo. Nessun tipo di lavoro, nessun tipo di percorso. Certo. Quindi, ecco, grazie. Avanti tutta. Grazie, grazie, in bocca al lupo. Voglio concludere grazie. Con una domanda proprio a bruciapelo a Suor Giulia, ecco, che voglio chiamare Giulia. Innanzitutto vorrei far vedere una fotografia di Suor Giulia qualche anno fa e chiederti, ecco Giulia, tu sei quella al centro, una bellissima ragazza. E, vorrei chiederti, Giulia, questo, ecco, la tua chiamata, perché in questo spazio noi parliamo anche di vocazione, ecco, e dire che tutti siamo chiamati, il Signore chiama tutti, ecco, ci chiama a realizzarci pienamente. La tua chiamata, ecco, com'è nata? In poche battute. Poche battute, mi viene da dire questo, che la mia chiamata è stata l'esperienza di sentirmi amata in profondità per quello che ero. Io dico sempre la scelta della vocazione non è una scelta innanzitutto, è un accogliere, un riconoscersi, è un rispondere più che un decidere di fare qualcosa o di abbracciare una determinata forma di vita. E quindi è qualcosa, come anche si diceva in qualche modo, di relazionale, e vivere dentro una relazione che ti definisce e ridefinisce continuamente. E nel mio caso è proprio questo, cioè vivere questo rapporto di amore con Dio attraverso Gesù Cristo. Questo. Grazie. Non so se ho risposto, se sono stata troppo breve. No, sei stata bravissima. Io concluderei, ecco, magari dico un po' in regia, un piccolo cambio di programma, con il video numero 2, dove, ecco, il Papa ha parlato di questa unzione della dignità, perché prima un po' per l'emozione lo abbiamo saltato, e concluderei proprio con le parole del Papa, in cui oggi ha affermato in modo, ecco, solenne, forte, che nel lavoro c'è una unzione, un'unzione della dignità. E direi proprio di lasciarci con queste parole e vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo alle 16:30. Buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie di cuore Suor Giulia. Grazie a voi, Esther, grazie. E grazie a te, grazie Federico. A voi. Grazie a voi. Grazie. La mancanza di lavoro. E penso anche a quanti si sentono feriti nella loro dignità perché non trovano questo lavoro. Tornano a casa. Hai trovato qualcosa? Niente. Sono passato per la Caritas, ti porto il pane. Quello che ti dà dignità non è portare il pane a casa. Tu puoi prenderlo dalla Caritas. No, questo non ti dà dignità. Quello che ti dà dignità è guadagnare il pane. E se noi non diamo alla nostra gente, ai nostri uomini, alle nostre donne, la capacità di guadagnare il pane, questa è un'ingiustizia sociale in quel posto, in quella nazione, in quel continente. I governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane, perché questo guadagno gli dà la dignità. È una unzione di dignità il lavoro. E questo è importante.